Capelli. De Vita. Il taglio che sta facendo è abbastanza pulito e è molto corretto. Thank you.
cuoio thailandese perché è molto più fine e più elegante. Un pochettino sì, però con un po' di concentrazione e un po' di delicatezza si riesce a fare facilmente. Sono sempre sullo stile thai, andiamo a fare delle foglie sempre ondeggiate, all'interno ricamate punto per punto, andare a lavorare proprio all'interno. Rispetto a mio fratello, io il taglio l'ho fatto più in profondità. Artisti abbiamo sempre un punto debole, pensiamo sempre a creare, a fare cose nuove, a cercare un disegno nuovo, andare sempre incontro alla difficoltà.
mezz'ora di lavoro, questo è il risultato. Ho fatto una foglia thailandese seguita da un decoro della parte esterna. Ho fatto un misto di foglie. Sono Omar. Ho questa passione del mondo del bartending grazie al film di Tom Cruise, Cocktail. Il 13 novembre ho vinto il primo premio della rassegna internazionale Italian Style 2017 con Cocktail Giulio Cesare, che adesso vi farò vedere. Per prima cosa andrò ad affumicare il decanter. Andremo a chiudere in modo che rimane incastrato. Dopo andrò a versare tutti gli ingredienti nello shaker. Andiamo a mettere l'amaretto di Saron, no? Che poi andranno ad essere travasati nel decanter in modo tale che si impregnano della noce e dopodiché il cocktail sarà pronto. Abbiamo una classica coppetta merlettata. Ho messo il merletto per richiamare l'armatura di Giulio Cesare. Allora mettiamo gli amaretti e dopo la frase tipica di Giulio Cesare. Ecco, il cocktail è finito. Gli artisti dell'intaglio thailandese hanno iniziato questo splendore e io finisco con il mio cocktail.